Due vacanze in compagnia in altrettante località, continuate a organizzare tanti eventi, che cosa avete pensato per quest'anno? È nata principalmente dall'anno scorso, abbiamo fatto un solo evento chiaramente, perché era un po' un test per capire come potevano rispondere le persone, è stato un test molto positivo, siamo andati ad Andalo, è stato il mese di settembre, si sono divertiti tantissimo e quindi da questo, di questo grandissimo successo, peraltro anche richiesto poi anche dalle stesse persone che hanno partecipato l'anno scorso, di riorganizzarne. Ne abbiamo organizzate due quest'anno, una che la faremo a giugno e verrà fatta ad Andalo, e l'altra invece che verrà fatta tra la fine di agosto e i primi di settembre ad Aprica. Sarà sicuramente uno stimolo per quelle persone che io ritengo, come ho sempre nominato, diversamente giovani, ovvero quelle persone che in questo momento stanno vivendo, diciamo, un momento un po' di, chiamiamolo, di relax, non legato al lavoro, però che grazie anche ai circoli anziani, che collaborano tantissimo con noi e che peraltro ringrazio, ci permettono appunto di rendere viva questa, diciamo, seconda giovinezza. Poi chiaramente non posso che ringraziare tre persone, chiaramente Sauro Berlutti, Giorgio Falcioni e la nostra segretaria Giovanna Selis, che sicuramente sono dei personaggi fondamentali perché permettono appunto di organizzare tutti questi eventi. Senza di loro sicuramente faremo molta fatica. Giorgio, qual è il costo previsto? Allora, i costi sono, ad Andalo sono 530 euro, mentre per Aprica sono 600 euro. È tutto comprensivo, i costi sono comprensivi del viaggio di andata e ritorno in pullman, in gran turismo, con l'assicurazione, e poi abbiamo un accompagnatore, anche forse due accompagnatori per ogni centro, perché è molto importante, cioè sono seguiti 24 ore su 24 anche. Quindi verranno organizzati dei momenti di, sì, svago, di benessere? Come no? Sì, ci saranno momenti socializzanti, come passeggiate nei boschi, oppure serate di divertimento, gare di vario genere, insomma un momento per stare insieme con altri coetanei. C'è un'età minima per poter partecipare? Sì, c'è un'età di 65 anni ed essere residenti di Fano. Sauro, per chi fosse in difficoltà economica, ci sono delle agevolazioni? C'è la possibilità di avere un'agevolazione comunque riferita ad avere un ISEE di 12.000 euro all'anno, sia singolarmente che per la famiglia, per il nucleo familiare. Questo chiaramente deve essere documentato e l'ISEE è quello riferito al 2024. Com'è possibile prenotare e qual è la scadenza? Le prenotazioni sono da presentare entro il 22 di maggio o alla Proloco in via Chiaruccia, sede di Alia Tre Ponti, oppure allo sportello UPS il sabato mattina dalle 9 alle 11, dove saremo presenti sia io che Giorgio Falcioni, e quindi daremo tutte le spiegazioni possibili e faremo fare compilare i moduli delle domande. E come diceva Giorgio, il tutto deve essere riferito a cittadini residenti nel comune di Fano. Chi è interessato si affretti, in modo tale che, ecco, cerchiamo di capire se riusciremo a riempire i due periodi e quindi offrire l'opportunità a tanti fanesi, a tanti anziani fanesi, di fare una vacanza.